quella lama affilata che taglia la gola di Oloferne, condottiero Assiro, per mano di Giuditta, vedova ebrea che voleva preservare il suo popolo. Starete pensando, è l'opera di Caravaggio, conservata a Palazzo Bernini a Roma? Invece no, è soltanto simile, perché questa è stata trovata a Tolosa in una soffitta, mentre i proprietari di casa facevano riparare una perdita. Era il 2014 e da allora è nato un dibattito tra gli studiosi circa la paternità dell'opera. Dopo 5 anni di analisi, lavori, discussioni, ora possiamo dire con certezza che si tratta di un'opera autentica di Caravaggio. Purtroppo non c'è unanimità da parte degli esperti su questa conclusione, ma i documenti rinvenuti proverebbero l'autenticità. L'opera sarebbe stata persa in Olanda nel XVII secolo. Il Museo del Louvre ha provato a concordare l'acquisto del dipinto, ma alla fine l'ha ritenuto troppo costoso e così ora finirà all'asta proprio a Tolosa. Si stima che verrà venduto a 100, forse 150 milioni di euro. L'influenza di Caravaggio è enorme, anche se indirettamente ha inventato il cinema, il teatro, con le sue luci, oggi molto utilizzate, ma nel 1600 questo tipo di illuminazione era completamente nuova, totalmente aliena.